Chica, cosa ha detto il dottore? Domani ho la cura in clinica. Sei incinta? Laura, parlami. Lascia che ti aiuti. Se non me lo dici tu, chiamo il dottore e mi dirà tutto lui. Sono incinta, Nacho. Non lo volevo, mi dispiace. Me ne occuperò domani e tra 2 giorni sarà finita. Te lo prometto. Nacho, lascia che lo faccia da sola. Mi sento in colpa. Andrà tutto bene. Non piangere. Chiamo Olga. Pronto, Olga? Tesoro, mi dispiace tanto. Ti prego, non farlo. Ti volevo dire una cosa, Laura. Massimo è vivo, comunque. Sta bene. Non devi preoccuparti per lui. Lui ha solo il naso rotto. Hai fatto bene a ferirlo, Laura. Avresti dovuto fare molto di più. Mi mancherai, Laura. Anch'io, Olga. Raggiungo la clinica. Il dottore mi sta facendo un'ecografia. Non ho guardato nemmeno il monitor. Non voglio che in me nasca alcun sentimento. Va bene, Laura. Adesso prenda questa pillola. Noi la perforeremo con uno spillo e lei nel frattempo deve guardare il monitor. La gravidanza è alla 7ª settimana. E vedremo come reagirà il tuo corpo. Cosa? Aspetti, aspetti, cosa? Quella settimana? Sì, più o meno la 7ª. Ma dottore, non è possibile perché io sono... Oh mio Dio. Quella settimana, il bambino, allora non è di Massimo. Nacho è il padre. Dottore, è sicuro che il bambino non abbia 3 settimane? Al 100%. Il feto è troppo grande. Gli esami almeno mostrano questo. Grazie. Non è necessario allora continuare il trattamento. Il bambino sta bene. Posso avere una foto e una descrizione? Devo dirglielo. Mi dispiace, mi scusi. Corro fuori dalla clinica e raggiungo la macchina. Cerco di chiamare Nacho, ma non risponde. Non ho idea di come dirglielo. È sulla spiaggia, lo raggiungo. Che ci fai qui? E la visita? Non posso farlo, Nacho, io... Questo bambino... Oh, dannazione! Nacho! Non lo sopporto, Laura. È il tuo bambino. È il tuo bambino, Nacho. Non posso credere che siano passati 5 anni da quando ho divorziato. Non è stata la cosa più facile della mia vita. Soprattutto perché Nacho e Massimo si odiano. Il divorzio è stato molto semplice. Firmare documenti e basta. Anche perché proprio nel giorno del mio compleanno Massimo ha finalmente capito che l'avevo lasciato e che mi ero innamorata di qualcun altro. Sono passati esattamente 365 giorni da quando mi ha rapito. Qualsiasi persona normale invierebbe documenti per posta o email, ma il mio ex marito mi ha inviato 4 uomini vestiti di nero a Tenerife e mi hanno presentato tonnellate di documenti. Comunque Massimo mi ha lasciato l'azienda che ho creato. Mamma! Mamma! Amore, Stella! Papà mi ha mostrato un delfino! Oh sì! Papà Nacho, ti ha mostrato un delfino, vero? Mi chiedo se mai mi fossi stufata di questa vita. Me lo chiedo, guardando mio marito che cammina verso di me. In una mano tiene una tavola da surf, mentre con l'altra abbraccia Stella, nostra figlia. Nacho poi si avvicina a me e si sdraia sul lettino con me. Laura, stasera... Beh, noi... Stasera faremo un altro bambino. Ti amo, Laura. Sì, la mia vita era decisamente completa. Ho avuto tutto ciò che desideravo. Guardo la spiaggia, Tenerife, poi mia figlia, finché finalmente il mio sguardo si posa sull'uomo tatuato e appoggiato sulla tavola da surf. E lui è in attesa. Nacho mi aspetta. Tell me what's wrong and why you never said you felt that.
on you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah.